fanno gli avversari, gli amici, lo sanno tutti. E questo applauso è tutto per te. Grazie. Giampiero Scola. Concetta Gardamone. Concetta Gardamone. Anna. Anna Apa. Francesco Linardi. Francesco Linardi, questa. È stata una giornata straordinaria perché questo tour nei quartieri mi porta ad incontrare tante persone e a spiegare loro quali sono i progetti che abbiamo in mente per il futuro di questa città. Sono progetti che riprendono, diciamo, quel percorso anche di buone pratiche che abbiamo fatto in questi anni, che hanno reso anche dall'altro lato la città attrattiva, quindi una città che oggi vive e che è diventata anche una meta da parte di tanti visitatori. Però vogliamo riqualificare i quartieri, abbiamo già riqualificato i servizi nei quartieri, così come l'abbiamo fatto nella città. Adesso però dobbiamo fare le operazioni più complesse, più articolate, che servono a riprendere delle zone che sono state create negli anni 70 e che erano il frutto di politiche urbanistiche anche un po' sconsiderate di quel periodo, cioè di zone monofunzionali, di città che si espandevano e che creavano queste zone residenziali, spesso per ceti sociali meno abbienti. Quindi oggi vogliamo portare più servizi, vogliamo portare più funzioni in queste zone, stiamo girando zona per zona perché abbiamo immaginato un percorso che porterà questa città ad essere una città bellissima, non soltanto per la parte, diciamo, del centro antico e della città nuova, per la parte centrale, ma anche per le zone cosiddette più marginali, che sono adesso oggetto di un programma di rigenerazione serio, di riabilitazione proprio urbana, che abbiamo studiato a lungo e che vogliamo realizzare nei prossimi anni. Su Via Popilia abbiamo dei progetti intanto di riqualificazione complessiva degli spazi verdi e anche degli spazi marginali che sono già in essere, abbiamo già alcune risorse, abbiamo finanziamenti ottenuti con progetti e quindi questi saranno realizzati a brevissimo. Poi abbiamo delle opere importanti sulla stazione di Vagliolise, abbiamo già chiuso un contratto con preliminare con Ferrovie, dove è prevista il trasferimento della polizia municipale in una delle torri della stazione che adesso è abbandonata, e poi voglio dire altre funzioni, quelle della Croce Rossa Italiana, poi il mercato ortofrutticolo riportato a Cosenza da Mondalto in all'area del vecchio scalo commerciale, una grande piazza pedonale che può unire la stazione con la zona di Via Popilia, Vagliolise, ma abbiamo poi progetti importanti sull'ultimo lotto, che sono progetti appunto che vanno a rivedere un po' quello che è il tessuto proprio urbanistico ed edilizio di ogni singolo fabbricato, con opere di efficientamento energetico, con la sostituzione delle facciate, di alcune delle facciate, con l'inserimento di alcune altre funzioni, quella, diciamo, con piccoli mercati, con portici, con attività anche direzionali, e poi il collegamento con la zona verde, il polmone verde che è il Viale Parco, che viene migliorato e ampliato anche verso Rende, con il ponte, con una grande piazza ponte che poi collega, diciamo, il Viale Parco nella zona retrostante, l'ultimo lotto con Rende, e poi da lì invece verso ovest con Castro Libero lungo il Campagnano, che viene anche quello riqualificato con opere di ingegneria naturalistica e viene sarà interessato da lavori per realizzare piste ciclabili, percorsi benessere, come una grande oasi verde che circonderà questo asse che della città dello sport, cosiddetta prima con il quartiere fieristico che è stato smantellato, abbiamo già il progetto di riportarlo dall'altro lato, poi man mano con le altre strutture sportive, i campi di calcio, il palazzetto del ghiaccio al posto dell'ex bocciodromo, e nella parte terminale lo stadio nuovo
che sarà la grande opera pubblica con l'auditorium, anche per concerti, che sarà come questa struttura a disco che si vedrà dai due viali, quello dello stadio e da Viale Magna Grecia, come grande opera pubblica sulla quale puntare, dando per avere questa oasi verde su Viale Magna Grecia, che è un po' la città dello sport, e poi riqualificare la residenza anche dal lato di San Vito Alto, da Serra Spiga e dello stadio. Quindi un'opera complessiva, diciamo, che riguarda Via Popilia e anche la parte, diciamo, verso ovest della città, che dovrà essere più strutturata nel verde, con più opere pubbliche, con più servizi, con più attrezzature, sarà utile soprattutto a riqualificare anche la residenza, che oggi è una residenza solo per ceti sociali meno abbienti e che deve diventare più qualificata e più inframmezzata e più ricca anche non solo di servizi ma di altre funzioni che fanno sì che proprio in tutti i quartieri della città possa essere viva, con un concetto di democrazia urbana che sarà esteso dappertutto.